Ciao a tutti ragazzi da Corazon9 e bentornati sul mio canale per questo nuovissimo video. Rieccoci ragazzi con Pokémon Mystery Dungeon. Eravamo rimasti qui, abbiamo uno, sì. Ok, è passato qualche giorno dall'ultima volta che ho registrato. Ah, qui eravamo stati, sì. Vabbè, la raccolta Pikachu, va bene. Allora, ok. Pikachu, sono qua, Pikachu. No, perché bisogna sempre fare sta scenata qua, perché... Beh, comunque ragazzi ve lo dico subito, mi raccomando, supportate questa serie, mi raccomando ragazzi, è importantissimo supportare questa serie perché quella è un po' meno supportata e comunque meno male io vorrei andarla a finire, quindi ragazzi un sostegno ci sta tantissimo, mi raccomando. Pikachu! Niente. Guarda, sono così cattivo, chissà come ti ammazzo. Sì, con un grave roccia. Scusa, non si può fare. Ok. Pikachu son qua. Pikachu son qua, ok. Allora, quindi praticamente l'ultima strada o è qua sopra o è dall'altra parte. Dall'altra parte non penso, perché comunque c'è davvero poco spazio, cioè non vorrei avere tutta questa sfiga. Pikachu, bravissimo. Ah, non è morto. Aia, pestone. Io ti ammazzo. Scappiamo dal metang. Meno male che non ci hai visto. Forse ora ci ha visti. Ok, male che ci sono le scale. No, no. Curiamoci. Ok. Bene in tempo. Speco glaciale piano 2. Oh, è nevica. Vai con la neve, la polneve con... Il mio qua ci sono già stato. Oddio, non è che sto facendo un attimo una cosa che avevo già fatto, no? Perché ragazzi non vorrei davvero. 23. No. No, devo ancora farlo. Vabbè. Io mi ricordo benissimo questa scena qua. Ah. Ora ricordo. Era proprio morto così. Figo. Molto figo. Morire lo stesso modo due volte di fila. Già. Molto figo. Ai ai, oggi che giorno è? Aspettate, qua il salvataggio è il 23, oggi è il 28. Da 5 giorni che non registro questo gioco. Perdonatemi anche allora l'ignoranza. Allora, abbiamo capito che qua stavo già risbagliando. Abbiamo capito che... No! Ma intanto sì, dai. Lui si teletrasporta, ma non importa perché abbiamo capito che è qua il coso. Quindi non importa le monete, lasciamo stare. Stavolta non devo sbagliare, per due volte di fila cosa ho fatto? Sono andato sopra? No, non va bene. Perché qui ci sarà un Raidon, dato che adesso prevedo il futuro. Non c'è il Raidon. C'è sempre stato il Raidon. Vabbè. Eccolo qua. Muori, ah no, c'è ancora azione. Aia, fa male. Bolliamoci. Boom. Ok. Ok. No, 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 no. Sì, Pikachu. Benissimo lì. Che. No. Decisi, ti prego. Aia, no, no, no. È buggatissima quella mossa. Che devo dirvi, dai. Ma è proprio sfiga allora, dai. Ma che roba è? È sfiga questa. Ripeto, meno male che ora sono la strada. Ops, ho sbagliato anche. Che fa? Ok. Andiamo di qua stavolta allora, perché sarà questa la strada giusta. Ecco, vicolo cieco. No, vicolo cieco con anche... No, a questo punto sai cosa faccio? Me ne vado io da solo di qua. Ecco, un altro vicolo cieco. Senti, è buggatissimo l'attacco furia. Io che devo dire? Che devo dire, ragazzi? Confermatelo per chi ha giocato, chi sta giocando. Quando mi vanno le monete stavolta, no? Perché 46 pokemonete, insomma. Mica poche pokemonete. Questa battuta ormai è vecchissima. Vabbè. Non è lì. Non è là. Sarà qua? No, ho azione, è vero. Mi sono ricordato proprio appena schiacciavo. Selezioniamo la bolla. Non so neanche io se ricominciare o no. No, lascio stare, non ricomincio. Salvo da qui, perché comunque è un momento abbastanza buono. Però non so neanch'io, perché un rivitalsieme in meno conta. Tanto ci siamo presi
i nostri 72 Pokémonette qua. Allora, qui non era. Mi ricordavo io. E dov'è allora? Lì sopra. Sopra qua. Ah, beh, allora. Ok, l'ultimo piano in teoria. Salviamoci qua. Salviamo qua. Quello di prima, questo in teoria, no? No, questo. Ok. Tanto non è cambiato niente di importante. Perfetto, perde tutto quanto. Aia. Ok. Benissimo, livello 17. Ok. Allora, io punterei verso sinistra. Siamo al posto più giusto. Altre monete, perfetto. Ci siamo fatti 104 monete, se non ho visto male. Oh, oi là là. Ho tutto in coppia adesso. Perfetto. Altre 112, se non ho fatto male i conti. Oh, evviva. 46, quindi aspettate, come mosse. Intanto teniamoci così, perché adesso in teoria c'è la vetta, no? No, io salvo qua, scusate. Perché se devo fare qualcosa devo salvare qua, giustamente. Ok. E vediamo se era questo l'ultimo piano. No. Fail. No, sì, è questo. Giusto, giusto. Mi era parso di sentire una voce. Dovevo essermela. Devo essermela sognata. Fate retromarcia. Non potete passare. Così. E via. Secondo cielo leggendario. No, terzo. Secondo. Terzo, no, secondo. Terzo? Secondo. Terzo, abbiamo fatto sia... Ma oltre se sono sicuro, ma anche Zapdos abbiamo fatto proprio il primo, è stato, ok. Quindi ultimo cielo leggendario, Articuno. Altro boss, quindi. Allora. Io faccio un altro salvataggio da un'altra parte, perché se mi accorgessi di delle cose... Ecco, facciamo così. Qui, ovviamente. E che succede, quindi? Allora... Le mosse, allora non userei pistola acqua perché azione mi pare meno. Poi abbiamo anche acqua aiuto, cosa mai. Ok. E cominciamo subito con Gavroccia. Ok, 20 tolti. Usa agilità, molto male, davvero molto male. Vediamo quanto li togliamo. 17, quanto pare... No, 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 no. Pikachu, maledizione. Mi conviene ragazzi usare... mi conviene ragazzi usare solamente... E la Gavroccia. E per quanto riguarda Pikachu, li faccio usare solamente Tono Shock, ovviamente. Che dovrebbe anzi fare un bel po'. Davvero un bel po'. E quindi usiamo appunto la nostra Gavroccia. Speriamo non... Perfetto, se la piglia in faccia. Tono Shock che fa abbastanza male. Paralizza. Paralizza. Colpo di scena. E ho tipo un seme che sputa in faccia. Però la Gavroccia torreva abbastanza. 20. Ancora. Ancora 27. Attenzione. Sì, però si... quando un estro... Che devo dire? Che devo dire? Quando un estro... Quindi io devo fare la tattica praticamente quella... D'altra volta, ovvero lasciare Pikachu verso... Davanti praticamente a... No, non c'entra niente. Però... Attenzione. Se faccio questa tattica qua, in teoria dovevi attaccare a me, perché l'altra volta con Molte è stato così, non so, tende ad attaccare quello in diagonale, non so perché, però tende a fare così, un po' un controsenso, però vabbè. Noi, che siamo ancora a piena vita e non abbiamo acqua aiuto, ovviamente facciamo Gavroccia. Abbiamo perso il primo turno, è vero? Ma sei un po' cattivo. Però attacca a me, attenzione, avete visto, si è girato verso di me. Ora, fai giusto per piacere. Ola. E beccati sotto uno shock in faccia. Oh, posso attaccare ancora? Grande, grande, grande. Quanti rivita il seme ho? 1-2 mi pare di averne visti, no? 1-2, dai, ci sta, ci sta. 2 rivita il seme, Baccarance non le prendo neanche in considerazione praticamente perché...
deve essere una cosa abbastanza lampo, praticamente tre vite. Questa che ho adesso più le altre due vite assieme, no, nullo. Il nullo sono proprio le cose che bisogna evitare, nullo. Nullo bisogna proprio evitarli, Pikachu. Pikachu! Paralizzalo però, prossima volta paralizzalo. Forse ho acqua aiuto. Forse ho acqua aiuto e quindi uso pistola acqua. Vediamo. No, 16, ho sprecato un po'. Come nullo. Ho acqua aiuto stavolta. Stavolta è sicuro. Quindi toglierei un po' di più. Nullo. Che simpatico. Molto simpatico. Davvero molto simpatico. No, non proprio per niente. Meno male che è una mossa che si cura tipo lui. Quindi io continuo a colpirlo. Lui è molto potente, resistente, per carità. Però ecco, si protegge con nebbia, come ha detto. Vabbè, comunque non si è curato. Si sta proteggendo. Non si cura. Adesso non so se magari lui mi respinge la gaverroccia con quella roba lì. Eh no, invece toglie sempre 20. Va benissimo, paralizzalo. Vabbè, 24 neanche troppo. Ma sei stronzo. No, vabbè. Piano B. Ho capito che c'è nebbia, ma quando muore non so, nebbia non c'entra neanche niente, penso. Vai. Attacca rapido, poi fa schifo, cioè. Vabbè. Gaverroccia, ci provo? Ci provo. Va bene. Ok, io salvo ancora qui. Facciamo 6. Quasi quasi lancio un'altra bacca arancia al nostro topo elettrifico. Anche se non esiste come parola. Non muore. Non muore, ragazzi, non muore. Qui un altro colpo. O cominciavo da prima, tipo a fare sempre attacco rapido a Pikachu. Ecco, ha finito anche. Aspetta che li tolgo anche quell'altro che magari dopo mi dice non ha più pipì e non ha neanche usato altro. Allora Pikachu, ti lancio. Sì, ti lancio l'ultima bacca arancia. No, la penultima, c'è un'altra, dai, vabbè. Paralizzalo. Ma perché nullo? E ce la prendi con me? Oh, 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 questa è una buona occasione. Salvataggio. Perché non so quello che sto facendo, sinceramente. Allora. Oh no, ho cancellato l'altro salvataggio buono. Vabbè, ormai rimango qui, cioè. Se non raggiunge meno i 20 like, la serie non va più avanti. So che non ce la faremo mai, però non c'ho più voglia di continuare se non la sostenete. Poi tutti questi casini qua. Da mezz'ora che registro. Ho salvato, sì, ok. Mosse, pistola acqua. Acqua aiuto, aiutami tu, insomma, ecco. Sì! Alla Cristiano Ronaldo. Sì! Porca miseria, acqua aiuto, grande. Durissima questa, ragazzi, durissima. Alleluia. Avrò tagliato tantissimo, sono anche in ritardo, non riesco a mettervi l'episodio entro le 4. Però ragazzi, sono adesso le 4 praticamente. Quindi avrò tagliato, ragazzi, vi dico solo che c'è stato tantissimo, più di mezz'ora, contro Articuno e finalmente ce l'ho fatta. Abzol. Abzol.
Mamma mia. È lunga. Oh, Abzol, grazie. Perfetto, nuovo compagno. Alla faccia di Magnemite. Ok. No, non chiamerei Abzol, ma la si scrive uguale. No. Ci dirigiamo verso nord. No, stavolta sono, dico no perché comunque non mi salva mai. Scusa. Scusate ragazzi, ma da 5 minuti che tengo sta. Sono malato 6 giorni. Malato, insomma. Si è potuto lo stesso, ma. Un po' da fastidio. Alla faccia dello scioglimento. Lasciamoli camminare, poi darle risposta. Aia. Mi sembra. Abzal, non c'è niente. Cade voi, ragazzi. Monte surgelo. Ho parlato finalmente, senza parentesi, wow. Basta avere le goccioline, le lacrime, e si ghiaccia tutto qua, oh. Calmo. Ma sì. Va bene, ragazzi. Mi raccomando, supportate questa serie con tanti bei like. Iscrivetevi se non avete ancora fatto. Commentate. Sapete, ragazzi, tutto il massimo sostegno per questo gameplay, che è forse quello che sta andando un po' peggio. Però, ragazzi, ci tengo. Come fai a dirlo così a caso? E comunque, ragazzi, è molto figo. Questo gioco mi è piaciuto tantissimo quando l'ho giocato un bel po' di volte, anche da piccolo. Forse non l'ho mai finito, ma è davvero figo. Poi anche i sequel sono molto belli. E sì, anche quello non ho finito perché non sono riuscito a, appunto, andare ad arrivare in fondo. Gli esploratori del tempo, dell'oscurità, non mi ricordo una bella genere. Però sono belli questi tipi di giochi, questi spin-off, ragazzi, sono davvero molto carini.
con delle storie davvero molto impegnative, anche non molto da bambini, da un certo punto di vista. Va bene, ragazzi, noi ci salutiamo. Qui facciamo finta di salvare e controllare gli strumenti. Un saluto a tutti dal vostro 49. La prossima volta porto anche insieme fuoco. Sì. Ciao a tutti, ragazzi.